La chiesa di Vezzano vide mia madre bambina. In essa si sposò. La vide morta una mattina di tiepido sole d'ottobre del 1947. Non so se ho avuto molti favori dalla vita. Quello della madre sì. Intendersi senza parlare. Non covare il più lontano dei dubbi. Vederla come la bellezza che non ha il peso della carne. Per lei essere sicuro dell'esistenza dell'anima. Mia madre abbandonava le preghiere e veniva verso di me. I miei fratelli qualche volta, motteggiando, ci dicevano fidanzati. Ha riposato? No, la Fanno l'ha tenuta sveglia tutta la notte. Si è assopita poco fa. Il dottor Sfaziani verrà a visitarla fra poco. Dobbiamo abituarci all'idea. La mamma sta per morire. Le ho sentito i polmoni. Adesso è arrivata anche la malattia dei biossoli. Contento? Ma lei non è il figlio della signora Maria? Sì. Lei è un Biassoli. Buongiorno. Io li conosco bene i Biassoli, poveretti. Muoiono tutti presto. E tanto se arrivano a 50 anni. Te t'accordi dell'avvocato Alfeo? Niente lì. Bambini, venite a mangiare, su, la merenda è pronta, su. Bello, corriamo, su, facciamo presto. Dai. Ah, ma fai sempre prima tu, Silvano. Io prendo la fetta più grossa. Mangiate, io su. Io piglio quella. Adesso ti do un po' di marmellata. Lei è armata male quando vi ho detto, perché io sapevo tutto, no? Me l'avevo detto suo padre. Potevo mica dire una cosa per un'altra, no? Ma te sei sempre mai star zitti. E se hai ragione? La sei offesa. Andrea, cos'hai? Nulla, mamma. Prendi un po' di merenda. Va bene, mamma. Senti, ma sul serio l'avevi vista? Correvo lo sguardo sul suo volto. Le solite cose. Sorrideva lieta. Parlava con quella sua voce tersa, inflessibile. Avevo una gran voglia, tra il pianto che mi gonfiava il cuore, di domandarle quanti anni avesse.
madre aveva deciso di ritirarsi a Vezzano. Avevo ormai tutti i capelli grigi. Viareggio, il marito, i figli erano stati come una grande pausa, laboriosa e vivissima, divenuta quasi un sogno. Nei primi giorni le sembrò di avere per tanti anni abbandonato i Biassoli. Quasi con dolore si avvide che con lei i Biassoli sarebbero finiti. Con la sua morte qualcosa si sarebbe incenerito per sempre. I suoi figli erano più forti dei Biassoli. Sembravano avere un altro destino. Dopo aver dato loro tutto ciò che era e che possedeva, ora tornava a Vezzano, ai Biassoli. Cerca di riposare un po'. Mamma. No? Poi non abbiamo più molto tempo. Lo so. L'altro giorno avevo ricamato tutto il pomeriggio con la Francesca e Larina. Hai visto Larina come si è fatta grande? Poi siamo stati anche in giardino. L'aria era tiepida, ma io ho sentito come una pesantezza alla spalla sinistra. E alle volte, a tratti rapidissimi, come un ago. Allora sono rientrata. Era il crepuscolo e io ho sentito come un brivido di febbre. Così. Mi sono ritrovata nella saletta, sola, con i ritratti dei miei che sembravano guardarmi, e ho avuto un presentimento preciso, come una certezza. Ho detto, ecco, sono venuta a morire a Vezzano. Poi, alla sera, il termometro segnava quasi 39. Allora ho chiamato la Nini, poi ho fatto chiamare anche te. Certo, ma non affaticarti, la mamma. È giusto morire dove si è nati, dove sono nati e morti tutti gli altri. Oggi è quasi un privilegio, vero? Io sono l'ultima adesso, sai? Sai? È come se li rivedessi tutti. Tornano da me come se fossero vivi. Tornano a salutarmi per l'ultima volta. Anche la mamma così lontana. Io l'ho appena conosciuta. Zia Virginia, la zia Anna, la zia Elisetta,
davvero. Non dormì mai per tutti quei giorni, luce e notte uguali. Ciò che fino ad allora avevo saputo dei Biassoli, a baleni, tra silenzi, si dipanò dinanzi a lei e a me con ritmo preciso, come un disegno che emerga dalla tessitura di un arazzo. Non erano ricordi, ma figure che si muovevano vive, presenti, ma ora passate al filtro della verità, come farina al setaccio degli anni. Finalmente, completamente fu dei suoi, di coloro che aveva lasciato quel dopo pranzo piovoso dello sposalizio. L'ultimo bacio fu del pallido Alfeo. Erano passati più di 40 anni e si era descritto il cerchio del destino. Ci vado una lingua. La giacchierrata. Cosa vi siete dette con la Clementina? È difficile il dialetto avezzanese, eh? Ma vedrai, lo imparerai anche tu. Ho fatto prendere dei fichi dalla Clementina, sei contento? Ma il barattolo delle ciliegie e lo sciroppo non l'hai ancora aperto. No, quello lo apriremo il 12 settembre, per Santa Maria. Per la festa della mia mamma? Sì. Zia, posso guardare nel tuo cassetto? Sì, ma senza far disordine, eh? No, voglio solo guardare le cartoline. Vai. Le vuoi bene alla mamma, vero? Certo, è la mia unica nipote. E lo zio Alfeo? Volevo molto bene anche a lui. Com'era lo zio Alfeo? Era bello, alto. Ora è un santo, sai. Perché è morto? Perché è stato troppo buono. Allora è meglio essere cattivi. Adesso non dire sciocchezze.
Zia, cos'è questa? Una regina? No, quella è l'Italia. Ma non dir niente a nessuno. Quando la zia Virginia era giovane, un giovanotto che aveva il suo stesso nome, Virginio, l'aveva chiesta in sposa. Ma tutto si era rotto per un litigio sulla dote. Guarda qua. Il matrimonio non si fece. Poteva sembrare che Virginio avesse ubbidito solo all'interesse. Invece non si sposò mai. E neanche la zia Virginia. Ogni mattina, dal giorno del mancato fidanzamento, alla stessa ora, Virginio passava sotto le finestre della Virginia alla casa dei Biassoli. Ogni mattina la zia Virginia, la finestra aperta, nascosta, attaccata al muro, lo udiva. E il bastone, incontrando il sasso, parlava ogni volta imperativo, e sempre d'amore, che era venuto anche quel giorno e che anche quel giorno pensava a lei. Uno dei passaggi per entrare nella casa, chiamato sotto la volta, era incastrato sotto quel semicerchio, tra mura e mura, semibuio di giorno, di notte tenebra. In questo, sulla destra, una finestrella, sbarrata da croci di ferro, era la cucina della zia Anna. Va via. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et nunc et in hora mortis. Il corredo è ancora lì, tutto, nei cassetti. Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Potreste risvegliarvi, tornare. Tornare da me! Perché mi avete lasciata sola? Silvia! Norma! Dove siete? Alfeo! Anche tu, come le mie figlie, sei nella fossa a marcire tutti, tutti i Biassoli segnati. Solo io qui sono ancora forte, ma che serve se li ho perduto, figlie mie! Silvia! Norma, torna! Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Il destino dei Biassoli!
soli! Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tua in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, anche tu! Nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tua in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tua in mulieribus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tua in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Maledetti! Maledetti tutti! Maledetti! Sì, ho sentito. Adesso torna a letto. Posso dormire qui? Ti prego, ho paura. E di che hai paura? Non devi avere paura, devi capire. La zia è tanto sola, disperata. Sì, ma fammi dormire qui. Sì, mettiti qua. Come state? State bene? Cosa mi ha portato? Il dottore rimarrà qualche giorno in più, eh? Buongiorno, signor dottore. Magari, ma c'è tanto di quel lavoro in farmacia. Ciao, Maria, e tu come stai? Bene. Niente, non ho niente, non vi ho portato niente. Siete stati bravi? Siete stati buoni? Abbastanza bravi. Ah, ma sai che qui c'è un bel fresco. Ma via, Reggio. Babbo, sono qui! Ciao, Olga, ciao! Ciao! Ciao. A Viareggio, tra il caldo e i villeggianti, la vita è diventata impossibile. Buongiorno. Ma ci vuoi dire cosa c'è dentro tutti in questo periodo. Morbillo, varicella, tosse convulsa. Ah, potersene restare un po' qui. Perché non ti ha portato sì, nulla? Sì, ti ho portato anche voi qualche cosa. Portato, sì. Noi, Andrea, passiamo sotto la volta. Vediamo se Santi ha portato la legna. No, Federico, è meglio che passiamo di qua. Voglio proprio vedere che cosa fa. Ma perché vuoi farti il sangue cattivo? Eccomi, babbo! Ecco. Vieni. Ecco, hai visto? Vedi che l'ha portata la legna? Silvano, va al tuo posto. Ma sa sta il pan. Mi via il pan. Questo vale anche per te. Non si mangia il pane prima della minestra. Lo fa apposta, non lo vedi? Per farci dispetto. Cerca di capire, Federica è una donna infelice, inesprita. Ha perduto le tue figlie. No, è una donna cattiva, questa è la verità. Basta vedere come tratta i suoi contadini. Li spreme fin dentro le ossa. È che ho un cattivo carattere. Ma perché bruciare dei libri, eh? Una biblioteca intera, libri rari, documenti di famiglia. Perché mi odia? Perché gliel'ho chiesto io, l'intruso. Perché lei odia la vita e tutti coloro che coltivano la vita dei propri figli. Su, vieni, Andrea. Non mi saluta nemmeno, mai. E odia anche te. E tu lo sai.
Laviamoci le mani. Allora, vi è piaciuto il dolce, sì? Sì, è buona il dolce. La prossima volta al cioccolato. Questo lo leggerai dopo e poi me lo racconterai, intesi? Va bene. Maria, ma questi bambini i compiti d'estate li fanno? Beh, insomma, qualcosa fanno. Olga, accusativo di Sitis. Sitim. Dativo plurale di duas. Duabus. Ah, brava. La vendemmia. Quando si è deciso di farla? Alla fine del mese. Se il tempo rimane bello così, quest'anno il vino sarà molto buono. E tanto anche. Così dovremmo chiedere ancora ospitalità alla cantina dei Giustiniani. E il muro della Garrana è finito? Non ancora, ma manca poco. Domani lo voglio vedere. E poi, se resta tempo, andiamo tutti a mangiare l'uva in Corogiola, va bene? Ah, dimenticavo la cosa più importante, Maria. La questione del passaggio, se Dio vuole, è finalmente risolta. Grazie. Va bene. Il Ferdeghini ha fatto un po' di storie, ma poi si è accontentato. Ti è costato molto? Ma, 75 lire. Sempre meno che andare avanti con gli avvocati. E pensare che ci sono voluti 40 anni. Ci fosse ancora tuo padre, ce ne vorrebbero altrettanti. A proposito, non muovetevi che ho ancora da aprire la sorpresa, eh? Tutti buoni. Tu che cosa dici? Che cosa? Io credo che sia un treno. Secondo me è un regalo grande e grande. Sì, secondo me è una nave. Sì, una nave con le vele. Un veliero. Sì, un veliero. Oh, guarda! Che bello! È per noi! Sì, è per noi, vero papà? Sì, dai, è per noi, dai, dai! Sì, che bello, ce lo regalo! È per noi due! Ecco. No, no, ce lo regali, no. Papà! Ti prego! Che bello! Dai, è per noi! Io questi balli moderni non li so fare. In questo non ho proprio preso da mio padre. Eh già, lui sì che era un gran ballerino. Grazie.
Figli, che cosa dicevate? Quanto a dirgli, non potevamo dirgli niente. Nessuno di noi avrebbe osato fargli delle osservazioni. E poi, la mamma era morta giovanissima. Alfa e io eravamo piccini. E un vedovo così giovane non poteva restare indifferente alla vita. E poi mio padre era un uomo testardo, rude. Ma anche bello, con gli occhi grigi. Non aveva pensato a risposarsi? No. Forse l'interesse, l'orgoglio,